La 100 miglia è una festa, un mix d'agonismo, emozioni, ricordi, una giornata di vela globale che si vive sul Garda, un percorso su tutto il suo periplo che quest'anno festeggiava i suoi 60 anni di vita, le nozze di diamante tra i velisti di tutto il mondo e questo affascinante scenario. La giornata inizia molto presto, il sole spunta dal Monte Baldo e disegna una fascia argentata spezzata dalle ombre delle vele che in processione si stanno avvicinando a Bogliacco. Il resto dei partenti è già al largo dell'area del Via. Alcuni verso la sponda veneta iniziano a assaggiare le raffiche del primo Peler. 20 nodi con rinforzi fino a 25 annunciano gli esperti, più o meno ci azzeccheranno. Prima scattano le carene della Multicento di fronte alla sede del Circolo Vela di Toscolano Maderno. Ci sono tanti piccoli cat che si contendono il trofeo dedicato all'olimpico sebino Giorgio Zuccoli, indimenticabile campione. Puntuale c'è il Via dei Monoscafi, il trofeo Conte Bettoni. È la festa dei 60 anni, il vento arriva puntuale, ci sono le condizioni ideali, quei 20 nodi annunciati, forse più che saliranno ad un certo punto fino a 30. I duellanti sono lì già a battagliare, le grandi vele sono tutte ridotte, terza rolate si dice nel linguaggio marinaresco, si va di conserva. Tutti sanno che una scuffia alla barca rovesciata comprometterebbe la risalita fino alla prima boa. Wild Lady è sopravvento ai rivali, già là a fare prua, ad arrampicarsi meglio di tutti. Pietro sorprende Grifo, 29 anni di onoratissima attività, 3 trofei Bettoni vinti con Flavio Scala, Marco Olme e in staffetta Mario Celon e Oscar Tonoli. Passano una decina di minuti e ci sono le prime difficoltà, un asso rompe l'albero, il Flying Star di Giovanelli scuffia, uno dei prodieri cade sull'albero rimediando una botta ad un braccio. Nessun allarmismo, un gombone interviene subito. La terrazzina, località sulla strada che sale lungo la riva lombarda, il loggione preferito dagli ultra, si vede Wild Lady sola al comando, inseguita da un Grifo sempre più in giornata, da Clandestine che sembra viaggiare senza voler prendersi troppi rischi. Negli Asso 99 c'è il solito asterisco di Omboni, poi Gradasso, l'Asso Evoluzione con bandiera olandese Fontessa, Cassiodoro ed Anonimo di Beppe Cavalli, il primo nei 40 nodi del 2009. Mediatel comanda tra i cabinati, le posizioni dei protagonis vedono primo Folegrados di Andrea Zuglic davanti ad Avec Plaisir e Ada Ada. C'è pure spazio, un po' di luce, per Onit Luce, il piccolo Brenta di Rosti e Allegri, tra i cabinati più piccoli. Il Peler è ottimo, qualcuno ne soffre, come Raffica che appena sotto campione scuffia e torna a casa. Finisce così l'avventura dell'armo ungherese gardesano. Le posizioni di testa non cambiano. Wild Lady è a capo Reamolla, a nord di Limone. Clandestine sta più sulla riva veneta. Il Peler cala un attimo, ma le velocità sono sempre buone. Grifo continua la sua grande prestazione, frutto dei tanti allenamenti che questo gruppo ha messo insieme per tutta l'estate. Dopo poco più di 2 ore di gara, Wild Lady transita da Torbole Riva. Una barca sola è al comando della corsa. Sul passo del Trentino arrivano di seguito, a un 5 minuti scarsi, Grifo. Terzo è Clandestine, i due cat della Multicento con l'M20 di Paroldo e di suoi 73 anni. Sembra ancora divertirsi nel fresco Peler e precede il tornado dei romagnoli Mirko Mazzini e Federica Cancellieri.
Full Pelt di John Richards, un piccolo crociera di la piccola della flotta britannica, è la prima sul percorso più corto, quello delle Topolino, che arriva fino a Malcesine. I Jennaker sono pieni di vento, la strategia si gioca in poppa. A Torbole i primi asso sono nell'ordine asterisco, Idefix, Gradasso, Anonimo, il tutto mentre Clandestine aggancia e supera Grifo nella discesa. Wild Lady, sempre solitaria, passa a Garniano quando il Pelere inizia a scarseggiare. È un lavoro di tattica, 16 minuti e il Delta che vanta su Clandestine, mentre l'armo tedesco continua a navigare con il Jennaker tra Torri e la punta di Toscolano. È il Basso Lago, dove il Garda diventa come il mare dolce, come lo chiamava lo scrittore Riccardo Bacchelli. Per i primi hanno inizio rettilinei dopo le tante curve, leggi virate dell'Alto Lago. Il tutto succede mentre Magic Dream di Paolo Nocivelli conclude la 100 People, gara senza classifica, che vede impegnati anche i progetti sulla disabilità del sonar paralimpico della Canottieri, con Giorgio Zorzi, Massimo Dighe e Paola Potopapa, l'oro di Pechino nel canottaggio. Appena dopo passa da Garniano il KTM20 di Paroldo Ducati, premi virtuali del trofeo Zuccoli, la Multicento. Lo stop and go, il cambio del vento, si consuma per la testa tra Punta San Vigilio e l'isola dei Borghese Cavazza. Wild Lady guida, ma Clan sembra in recupero. Le arie sono sempre più vaganti. L'ora, la brezza da sud, così chiamata per la sua puntualità, si fa attendere. Molto spesso arriva qualche sbuffo da nord, come se il Pelèr non volesse mai finire. Wild Lady, grazie alla sua stazza, non si ferma mai e comincia a vedere la boa di Desenzano. Per la coppia di testa, l'elastico si allunga e si accorcia. Manca un quarto alle 2 del pomeriggio quando Wild Lady doppia Desenzano. Veleggia verso la Rocca di Manerba, il luogo che Luca Valerio, il tattico della barca tedesca, chiama il capo nord della gara, dove si vince o si perde. Clandestine passa con 15 minuti di ritardo a Desenzano, ma le brezze sono sempre vaganti. È un rallenty dove Wild Lady sembra comunque sempre andare. Wild Lady arriva al largo di Garniano dopo quasi 8 ore di navigazione. È festa grande. Sono le 16:27 di un pomeriggio di fine estate sul Lago Dorato quando vola la sagoma bianca di Wild Lady, che taglia il traguardo della 60esima 100 miglia. Vince così la barca dell'armatore del Lago di Costanza, Wolfgang Palm, con lui gli indigeni locali, Luca Valerio, che ha dedicato il suo successo all'amico prodiere Pippo Bertoloni, scomparso nei mesi scorsi, e Giovanni Cassinari, poi gli altri marinai tedeschi, la giovane figlia di Palm, Marina, la prima donna che figura in equipaggio nell'albo d'oro della 100 miglia. Dopo meno di mezz'ora atterra sull'arrivo Clandestine Media del gladiatore Roberto Benamati, che mai ha mollato, ma troppo spesso è stato mollato dal vento in una battaglia comunque bellissima ed infinita. Poi tocca al giallo Less is More, catamarano trentino condotto da 73enne Amedeo Paroldi e da suo nipote Alberto Ducati. Vincono, ed è la prima volta per l'Italia in 5 edizioni, il trofeo della Multicento dedicato a Giorgio Zuccoli. Ma terzo della 100 miglia sarà poi Grifo dello skipper Paolo Masserdotti, medaglia di bronzo, una grande prova per il legno dei primi anni 80, l'ennesimo traguardo per una barca con tanta storia e altrettanta passione. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole.
donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso. Il trofeo Beppe Croce per i cabinati va al Mediatel di Luca Stefanini del Vela Club di Campione del Garda, che per soli 27 secondi, dopo 11 ore di gara, precede Macete di Bruno Fezzardi, bandiera della Fraglia Vela di Desenzano, Baraimbo, un UFO 8 metri e mezzo di Imperatori e Razzi, con Manti Reintzens al timone, conquista il traguardo del gruppo 2 in gara per il trofeo della Regione Lombardia. Il piccolo protagonist Ariel della Canottieri Garda con Peppino Cobelli e Claudio Marzollo, quello dei piccoli, il trofeo Comune di Garniano. Nell'asso 99 svetta la vecchia gloria della classe star Albino Fravezzi, nei Dolphin Luca Goffredi, nei Fan i fratelli Azzi e negli UFO 22 Roberto Benedetti. Poi tutti gli altri successi di classe, tanti traguardi, altrettanti vincitori, i veri protagonisti dei 60 anni di 100 miglia, la grande, anzi grandissima festa della vela del Lago di Garda.